Nel 1548 la famiglia Sauli fa arrivare a Genova un architetto perugino. Si tratta di Galeazzo Alessi e questo giovane architetto di formazione romana che ha lavorato con Antonio da San Gallo il Giovane a Roma e a Perugia sarà l'innesco che farà detonare la straordinaria architettura del Rinascimento genovese. Ci troviamo adesso sul tetto della Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano, quella che possiamo definire l'unica vera e propria chiesa del Rinascimento genovese, progettata da Galeazzo Alessi per i Sauli a partire dal 1549. Il modello che Alessi utilizza è il grandioso progetto pensato da Bramante per la Basilica di San Pietro in Vaticano, un monumentale edificio a pianta centrale circondato da quattro grandi campanili e sormontato da una ciclopica cupola sorretta a sua volta da poderosi pilastri. Inoltre il luogo in cui l'edificio viene progettato è di fatto posizionato in un'area esterna al contesto urbano, un fatto che permette ad Alessi di pensarlo in un rapporto con lo spazio tipico più che delle chiese, degli edifici di villa. La basilica infatti è percorsa a livello dei tetti e del tamburo della cupola da inediti e unici camminamenti che permettono di godere una visione straordinaria sulla città e sul territorio. La monumentalità della fabbrica però rese ben presto evidente che non si sarebbe trattato di un cantiere dalla rapida esecuzione. Alla morte dell'Alessi nel 1562 non era stato infatti ancora possibile celebrare al suo interno una vera e propria messa solenne e per il completamento definitivo della struttura si dovette di fatto attendere fino al primo decennio del 600. Peraltro il progetto originario della Basilica non venne mai integralmente portato a compimento, dando origine anche a un curioso detto in lingua genovese. Ese come a fabbrica de Carignan, essere come la fabbrica di Carignano, che identifica un progetto che non sarà mai poi di fatto portato a compimento. Ma la straordinaria invenzione di Galeazzo Alessi assume la sua più profonda identità una volta varcato il portale della chiesa. Qui tutto è amplificato in un ordine gigante che quasi annulla qualsiasi elemento decorativo, smaterializzandolo nella purezza dell'intonaco bianco e nella luce che penetra dai grandi finestroni della cupola. E proprio ai piedi della cupola, nei quattro giganteschi pilastri che la reggono, si innesta l'intervento decorativo di epoca barocca, che costituisce il secondo più importante momento storico di questo edificio. Negli anni 60 del 600 lo scultore marsigliese Pierre Puget si trova a Genova. Sta scegliendo dei marmi, quelli migliori, per il suo importante committente in Francia che è il ministro delle finanze del re Nicolas Fouquet. Ma mentre qui nella Repubblica di Genova ecco che Nicolas Fouquet cade in disgrazia e di fatto lo scultore è quasi costretto a rimanere in Liguria. In quell'occasione Francesco Maria Sauli non perde l'opportunità di metterlo sotto contratto e di chiedere all'artista un impegno molto cospicuo per la basilica di famiglia sul colle di Carignano. È così che nel 1668, dallo studio dell'artista che si trovava in via Balbi, partono due sculture colossali. Si tratta del San Sebastiano e del beato Alessandro Sauli, che proprio quell'anno vengono portate, prime opere che dovevano essere realizzate da Puget per la Basilica, proprio qui a Carignano. Si tratta delle prime vere sculture di gusto pienamente barocco, nel linguaggio di Gian Lorenzo Bernini, realizzate a Genova. San Sebastiano è un giovane dal corpo abbandonato, sospeso al tronco d'albero dove le frecce del suo plotone d'esecuzione lo hanno raggiunto, pur senza ancora ucciderlo. Il virtuosismo tecnico di Puget plasma il blocco di marmo in una figura morbida e al contempo potente,
monumentale e flessuosa, pienamente intessuta dell'estasi barocca presa nella Roma del Seicento. Il beato Saulo invece si attorce su se stesso come una fiamma viva che tende verso l'alto della cupola nel vorticare delle vesti e nello sguardo dalle orbite vuote, quasi che il fuoco dell'amore divino ne avesse consumato il corpo terreno. Allo scultore, che rappresentava un po' la vera e propria star di quest'arte presente in città, venne anche richiesto un monumentale baldacchino in bronzo da porre proprio sotto la cupola, sul modello di quello che era stato eseguito da Gian Lorenzo Bernini in San Pietro. Un baldacchino che purtroppo non venne mai realizzato, anche per gli esorbitanti costi che rappresentava eseguire un'opera di quelle dimensioni in quel materiale così costoso. Puget inoltre se ne andrà da Genova, lasciando all'Assunta anche due nicchie ancora vuote tra le quattro che si aprono nei pilastri della cupola. A riempirle sarà chiamato prima Filippo Parodi, uno dei migliori scultori barocchi genovesi attivi nel Seicento, che realizzerà un magnifico San Giovanni Battista esemplato proprio sui modelli berniniani. E poi, in un secondo momento, il francese Claude David, che realizzerà invece l'opera dedicata a San Bartolomeo. Ma mentre gli scalpelli di Puget e di Parodi si affannano sui grandi blocchi di marmo, tutta la basilica viene interessata dalle importanti committenze artistiche dei Sauli ed è così che vengono acquisiti e realizzati degli importanti dipinti, alcune opere di maestri internazionali come Carlo Maratta, la cui tela in Carignano è l'unica oggi presente a Genova, o l'Emiliano Guercino, il Lombardo d'adozione Giulio Cesare Procaccini, ma anche opere di maestri locali, da Luca Cambiaso a Domenico Fiasella. Addirittura, ma questa è una testimonianza che per ora è solo documentaria grazie agli studi di Lauro Magnani, pare che Francesco Maria Sauli fosse interessato a mettere sotto contratto anche il genio di Rembrandt, grazie ai contatti commerciali che la famiglia Sauli aveva in quegli anni, proprio nelle Fiandre. Sullo scorcio del Settecento la Basilica è ancora un fervente cantiere. Su disegno dello scultore genovese Francesco Maria Schiaffino, il plasticatore lombardo Diego Francesco Carloni realizza circa 20 sculture monumentali in stucco, raffiguranti i santi, apostoli, padri della Chiesa, che dialogano vivacemente l'uno con l'altro dalle grandi nicchie aperte nelle pareti del complesso. Un ciclo senza pari in Liguria per qualità ed estensione, che rende la chiesa di Nostra Signora Assunta in Carignano un luogo ancora più unico e importante, non solo per la devozione, ma anche a livello artistico e culturale. Potremmo insomma dire che questa chiesa gentilizia, progettata e decorata nei secoli dalla famiglia Sauli, ha davvero due anime straordinarie, quella di un grande edificio sacro, che ha però con il territorio un rapporto quasi da villa gentilizia, e poi la testimonianza straordinaria dei valori più alti del Rinascimento col progetto di Galeazzo Alessi, e invece addirittura l'arrivo al secolo barocco con gli interventi di Parodi e di Puget. Insomma, una testimonianza incredibile e unica di quasi 500 anni di cultura artistica e devozionale della città di Genova.